Aperidea, piccoli pensieri per cominciare, di padre Gaetano Piccolo, una produzione Radio Più. Siamo sempre responsabili? Nella parabola del Samaritano, che leggiamo nel Vangelo di Luca, c'è una provocazione a cui nessuno può sottrarsi. Gesù descrive l'esitazione di un sacerdote e di un levita davanti a un uomo in difficoltà. Si tratta di due persone che hanno a che fare con il culto e che dovrebbero fermarsi quantomeno per motivi religiosi davanti alle difficoltà di una persona. Essi invece fingono di non vedere, cioè non si lasciano toccare. A differenza del sacerdote e del levita, dice Gesù, un samaritano che percorreva la stessa strada, ma che certamente non proveniva da Gerusalemme per motivi religiosi, dal momento che i samaritani celebrano il loro culto su un altro monte, sul Gerizim, un samaritano si ferma. Questa immagine è fortemente provocatoria. Gesù vuole dire che fermarsi davanti all'altro non è questione di religiosità o di ideologia o di filantropia. Fermarsi davanti all'altro è questione di umanità. In altre parole, non puoi farne a meno, se non venendo meno alla tua umanità. In questo senso, Levinas diceva: la responsabilità per l'altro mi incombe. Noi non scegliamo di essere responsabili davanti a un altro. Chiunque egli sia, noi lo siamo. L'altro ci interpella inevitabilmente con la sua presenza. L'altro, dice sempre Levinas, è uno straniero non voluto nel mio mondo. L'altro entra inevitabilmente dentro il mio spazio e io ne divento responsabile. Per questo vorremmo eliminarlo, perché l'altro ci crea inevitabilmente disagio, ci interpella, ci scomoda. La parola responsabilità viene da rispondere, alla stessa radice, e noi non possiamo fare a meno di rispondere. La nostra prima mossa non è mai una domanda, perché siamo chiamati alla vita. La prima parola non è mai nostra, veniamo sempre dopo qualcuno. Per questo ciò che ci caratterizza più propriamente è essere interpellati per dare una risposta. La nostra vita è fin dall'inizio un invito a rispondere. Ecco perché non ci possiamo sottrarre alla responsabilità. Anche Bonhoeffer diceva che solo chi vive per qualcuno vive responsabilmente, ossia vive. Molti atteggiamenti denunciano il tentativo diffuso di sottrarci a questa responsabilità che qualifica la nostra umanità. Tendiamo ad abdicare alla nostra responsabilità consegnandoci al leader carismatico, politico, religioso. Tendiamo a chiedere ad altri di decidere per noi. Altre volte temporeggiamo, prendiamo tempo, lasciando che la vita decida per noi. La realtà invece continua a interpellarci. La realtà è generosa e ci affida sempre un compito, come ricordava Viktor Frankl. Essere responsabili vuol dire aprire gli occhi per vedere il compito che la realtà ci sta consegnando, l'appello a cui ci viene chiesto di rispondere, il senso del momento che stiamo vivendo. Per approfondire questo tema possiamo chiederci: qual è il compito che oggi la realtà ti sta affidando e in che modo stai rispondendo o potresti rispondere a questo compito?